Al Salone del Risparmio siamo in compagnia con Raffaele Levi, responsabile modello business di Fideuram. Siamo in un'epoca dove l'intelligenza artificiale, diciamo, sta spopolando. Ecco, chiedo allora a te, che ruolo ha questa intelligenza artificiale nel mondo del private banking? Sì, le istituzioni finanziarie, gli operatori dell'industria finanziaria da sempre fanno ampio ricorso a modelli quantitativi o a elaborazioni e da sempre utilizzano l'informatica per cercare di automatizzare queste elaborazioni e di trovare maggiore efficienza. E di nuovo rispetto al passato c'è che i nuovi standard tecnologici oggi permettono di non avere un modello di riferimento da automatizzare, quindi non è più come una volta che bisognava prima elaborare un modello quantitativo e poi utilizzare la tecnologia per automatizzarlo. Oggi si può del tutto ignorare la correlazione tra i dati e tra le variabili, è sufficiente dare in pasto a degli elaboratori, a delle macchine grandi quantità di dati e analizzarle tramite metodologie di machine learning che consentono di individuare dei pattern, delle ricorrenze, delle correlazioni tra questi dati, inventando loro stesse le macchine, gli algoritmi e i modelli quantitativi. Tutto questo permette di alzare molto l'asticella in termini di innovazione, andando non solo a creare efficienza nei propri processi, ma andando anche a innovare i modelli di business e i modelli distributivi delle nostre aziende. Nel nostro mondo i consulenti finanziari sanno che la cosa più importante è essere in grado di sviluppare delle relazioni di lungo periodo, di fiducia con i loro clienti. Quindi ciò in cui da sempre eccellono, al di là della preparazione tecnica, è nell'empatia, nella capacità di mettersi a specchio sugli stati emotivi del cliente e nel supportarli nelle varie fasi in cui si devono trovare a prendere delle decisioni rilevanti. Spesso le emozioni contano molto di più delle informazioni quando si tratta di prendere una decisione. Ecco, le macchine ci hanno surclassato per quello che riguarda velocità di calcolo, ma sono del tutto prive di questa intelligenza emotiva, quindi non sono fisicamente in grado di generare fiducia e empatia nei confronti delle persone, per questo motivo non le vediamo come una minaccia dal punto di vista concorrenziale, ma le vediamo come un'opportunità in un contesto che a me piace immaginare più che di intelligenza artificiale, di intelligenza aumentata, quindi la tecnologia dell'intelligenza artificiale al supporto dell'uomo, un binomio consulente finanziario, intelligenza emotiva da un lato, macchina, intelligenza artificiale dall'altro, un binomio al servizio dei nostri clienti. In particolare, che cosa sta facendo Fideuram Intesa San Paolo Private Banking su questo tema? Noi abbiamo cominciato con una fase, diciamo, sperimentale, abbiamo iniziato a giocare, tra virgolette, con le biometrie, con i dati, con il machine learning, con quello che si chiama il natural language processing, per provare a prendere dimestichezza con queste tecnologie e sfruttarle delle opportunità. Pian piano abbiamo consolidato competenze e le abbiamo impacchettate al servizio dei nostri clienti. Recentemente abbiamo lanciato delle applicazioni di internet banking, anche se a me piace definirle di digital wealth management. Lo abbiamo fatto sia come Fideuram, con Alfabeto Fideuram, sia come Intesa San Paolo Private Banking, delle applicazioni che, grazie anche alla partnership con la nostra capogruppo che ha investito tantissimo sull'intelligenza artificiale, oggi propongono un concentrato piuttosto nutrito di intelligenza artificiale, che va dal riconoscimento dei caratteri, per esempio per mandare un bonifico è sufficiente inquadrare un IBAN con il telefonino e il telefonino è in grado di riconoscere i caratteri, piuttosto che inquadrare un bollettino per effettuare un pagamento, utilizzare le biometrie su vasta scala o ancora vedere classificate le proprie spese riconoscendone, l'applicazione ne riconosce la natura in base ad algoritmi proprio di machine learning. Tutto questo costituisce una prima semplice nell'uso, ma molto ricca nel valore aggiunto, proposizione verso il cliente, ma è solo un punto di partenza. Realmente quel concetto che dicevamo prima di intelligenza aumentata sta prendendo forma sotto la veste di tantissime nuove iniziative che stiamo implementando per avere un set di supporti ad uso dei nostri private banker che possa aiutare loro a gestire in maniera ancora più personalizzata gli strumenti che abbiamo a disposizione, i servizi che abbiamo a disposizione, sempre nell'ottica di andare ad aggiungere valore nel servizio alla clientela.
Molto bene, ringraziamo allora Raffaele Levi, responsabile del modello business di Fideuram. Grazie. Arrivederci.